È stato un funerale abbastanza atipico, quello che si è verificato ieri 3 giugno 2023, nel pomeriggio a Presicce Acqualica. Ci troviamo in Puglia, nell'area del Salento. È stato infatti dato l'addio, o meglio l'ultimo saluto, ad una 57enne che purtroppo si è spenta dopo un periodo di malattia che ovviamente è stato abbastanza lungo e delicato. Così è stata richiesta, pensate infatti, la presenza di una carrozza funebre trainata da ben quattro cavalli neri, come la stessa carrozza tutta di colore nero. Il corteo non abitudinario, perché in genere il corteo funebre è formato da un carro funebre, ossia da una macchina piuttosto grande nelle dimensioni, una quattro ruote ovviamente, sempre di colore nero con tanto di croce sopra che dentro la bara, ha fatto, diciamo così, capolino nelle vie della città in questione. Tanti si sono visti la scena in questione e sono rimasti letteralmente basiti da quello che vedevano, a quello a cui assistevano. C'è stato anche un piano rallentamento del traffico veicolare, tanto che chi si trovava in loco ieri pomeriggio, ripeto, a Presicce Acqualica, non ha potuto non notare la presenza proprio di questo corteo funebre, ma molto molto lento, trainato da ben quattro cavalli con una carrozza al seguito. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, accade anche questo nel nostro paese d'Italia, per volere la defunta donna. Da narratore italiano è tutto, ovviamente questo video non vuole ledere la privacy della donna in questione, ma solo informare, stop. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao ciao.